Ciao ragazzi, allora sono qui a Imola e stiamo parlando di alcune cose, io e Samuele, e proprio in vista di queste due serate che io farò il 24 e il 25 maggio, stavamo un po' discutendo io e lui su come sia diventata adesso possibile la professione del cinofilo. Io quando ho iniziato anni fa, veramente fare il cinofilo di professione era un miraggio. Oggi invece, un po' per i social, un po' perché di cani ce ne sono tantissimi, ma specialmente perché ci sono sempre più problemi da risolvere, si può fare il cinofilo di professione, anche se per adesso molti lo fanno solo part-time, ma specialmente si può fare un'attività veramente remunerativa. E perché c'è vicino a me Samuele? Perché lui ha fatto tutti i percorsi con me. E si può dire che sia stato il mio primo allievo che mi ha telefonato, mi ha detto: "Guarda, se tu sei in grado veramente di risolvere dei problemi, l'attività del cinofilo può darti delle grandi soddisfazioni." È vero, no, È verissimo, questo è Samuele? verissimo, è un po' quello che ci siamo raccontati ultimamente quando ti parlavo delle mie esperienze. Allora, vorrei dare innanzitutto un consiglio a tutte le persone che hanno questa intenzione, che è quella di, diciamo, iniziare questo mestiere, che è quello del cinofilo, di non scoraggiarsi inizialmente quando troverete delle situazioni abbastanza complicate. Voi fate sempre riferimento a quelle che sono le conoscenze che avete appreso studiando i videocorsi e poi un altro grande vantaggio che ha la Federguard, la nostra associazione, è quella di poter fare riferimento a delle persone sempre più esperte di voi che vi guidano quando ci sono dei problemi che fate fatica a risolvere. Questo è il primo consiglio, quindi non scoraggiatevi anche di fronte a delle situazioni che apparentemente sono complicate. Scusa se ti interrompo, infatti Certo. volevo dire, la grande differenza la fa proprio la preparazione del cinofilo. Io ho conosciuto nella mia carriera tante persone che come educatori, come addestratori, si lamentavano spesso che facevano fatica a chiedere, non so, 20 euro per un'ora, 30 euro per un'ora. Ecco, in base invece ai problemi che uno a volte riesce a risolvere, le tariffe possono salire di molto. Voi immaginatevi avere una preparazione in grado di rimettere un cane che magari si è ribellato a una famiglia, è diventato aggressivo, nessuno di loro se ne vuole disfare, non sanno da che parte iniziare, magari il cane ha avuto un problema con uno dei familiari, ma con gli altri si è sempre comportato bene, loro sono affezionati. Quale può essere la cifra che le persone sono disposte a pagare pur di far ritornare la situazione come era prima? Vi posso garantire io molto elevata, perché se è vero che le persone oggi hanno ormai digerito l'aspetto economico relativo ai veterinari, noi abbiamo un cane che sta male, purché non muoia, purché non soffra, noi possiamo spendere migliaia di euro. E lo stesso attaccamento che hanno le famiglie al cane sulla salute ce l'hanno anche quando sembra che abbia perso la salute psicologica. E la differenza la fa la preparazione. Mi diceva Samuele che lui spesso fa, non so, degli incontri con delle famiglie, per un'ora mi hai detto che chiedi 150 euro, le famiglie sono contentissime di darteli. Noi abbiamo fatto questa scelta che è quella di non svendere quella che è la nostra preparazione. Di solito le persone valutano innanzitutto i prezzi che sono sul mercato. Il problema è che si portano a casa spesso e volentieri delle persone che non risolvono i problemi, ma alle volte li amplificano. Noi abbiamo fatto questa scelta perché normalmente i clienti quando arrivano a noi è perché hanno già provato diversi educatori che purtroppo non hanno risolto i problemi. Solo l'ultimo caso siamo entrati in casa di una famiglia che aveva un pastore conduttore, un border collie, che aveva iniziato a manifestare dei comportamenti aggressivi con i bambini della famiglia. Voi pensate che queste persone tenevano il cane all'interno dell'appartamento con il sacco dei crocchetti sempre posizionato sotto la tavola e si stupivano che questo cane Certo. aggredisse le gambe dei bambini mentre loro pranzavano in quella tavola dove avevano posizionato i crocchetti e c'erano già stati tre educatori e nessuno di questi aveva notato questo problema che può apparire alquanto banale, ma in realtà
se uno ha la preparazione necessaria, capisce che alcune cose rappresentano dei punti critici. Sì, Questa persona è stata contenta di darci 150 euro, perché in realtà ne aveva già spesi oltre 400 a, diciamo, a interpellare altre persone e non aveva avuto risultati. Certo. Perché attingere quella che può sembrare solo teoria che uno studia sui videocorsi, ma questa è attinta dalla pratica. E cosa ha bisogno oggi il mercato cinofilo? È persone che abbiano esperienza, non solo che abbiano studiato sui libri o ci siano fatti, insomma, sappiano un po' come far seduto al cane o e altre cose che sembrano le cose più importanti, ma in realtà non è così. Un cane può anche stare in piedi se non vuole stare seduto, ma è importante capire l'indole del cane, perché laggiù dove poi non ci si intende più fra famiglia e animali, e vabbè, poi allora iniziano sofferenze sia per il cane sia per i familiari. E la cinofilia naturale è un po' tutta una preparazione che noi abbiamo, si può dire, istituzionalizzato e anche catalogato all'interno di questi videocorsi della FederArte. Dà la possibilità, e sono molto contento che lo dia anche ai miei allievi, perché io ormai non ce la faccio più a seguire le persone che hanno dei problemi con i cani, anche se a volte mi fanno proposte molto elevate pur di risolvere, però sto seguendo la preparazione, chi vuol fare un percorso con me. Mi fa molto piacere sapere che ci sono persone oggi come Samuele che all'interno della nostra federazione hanno capito qual è il discorso della qualità. Non c'è bisogno di preparazione media, le persone non cercano tempo da perdere, cercano una soluzione, e per poter dare una soluzione, come in tutte le attività, bisogna avere tanta esperienza, che all'interno della nostra federazione, parlando di esperienza pratica sul carattere dei cani, noi credo che ne abbiamo fatta abbastanza, e i risultati adesso si vedono. Bene, volevo farvelo dire da Samuele, perché per me è una grande soddisfazione vedere quando i miei allievi poi si affermano sotto il profilo delle soddisfazioni, anche della retribuzione, perché è vero che lo facciamo tutti per passione, però quando diventa un'attività poi deve anche essere remunerativa. Giusto, ragazzi. Ok, vi salutiamo, io Samuele. Ciao, a presto.